Belli di YouTube, buonasera dal vostro Lino Juventus. Si è appena conclusa Salernitana Juventus, una gara stradominata. Allora, siamo d'accordo tutti? Pellegrini titolare tutta la vita. Che altra partita bellissima che ha fatto Pellegrini. Subito, corsa, va in pressing, ruba la palla, fai cross che non vediamo fare da Alessandro in una certa maniera da anni. Tenta la giocata, salta l'avversario. Ma lui, per me, Pellegrini. Come dissi già la partita con la Lazio, titolare tutte le partite. Ritorna al gol Morata, e questa è una cosa molto molto importante, anche se diciamo no, una rondine non va a primavera, non è con la Salernitana che insomma devi dimostrare quello che vali. Dico che un attaccante della Juventus che arrivati a dicembre quasi c'ha solamente due gol in campionato, credo che la dice lunga sul valore diciamo un po' del giocatore, anche diciamo del complesso della squadra, che non aiuta gli attaccanti a fare gol. Però era importante vincere, partita che doveva finire minimo 6-0, non voglio sapere, minimo 6-0. Poi vedete ragazzi che succede, che non si concretizzano le palle gol. Arriviamo davanti alla porta, io Bentancur ho finito le parole su Bentancur, anche in una serata come questa che abbiamo fatto una bella partita. Voglio essere bravo, ma tu Bentancur, ma cazzo fai a non fare nemmeno i gol a tu per tu, cioè nemmeno a prendere la porta. Quindi capite la scarsità di questi giocatori che giocano nella Juve, ragazzi. Io veramente su Bentancur ho finito le parole. Peccato per il rigore sbagliato da Dybala, perché ha fatto una buonissima partita. Purtroppo è scivolato sul rigore. Altro scandalo di questa sera. Come cazzo fai ad annullare quel gol là? Cioè, ragazzi, ma solamente la Juve annullano i gol per mezzo millimetro. Ma le altre squadre, come me, le vengono convalidate anche in peggiori situazioni. A noi vanno a vedere un millimetro. Il millimetro vanno a vedere. Cioè, ragazzi, veramente che è una cosa assurda. È una cosa veramente assurda. Comunque, il palo della Salernitana, siamo stati fortunati perché quel palo della Salernitana, secondo la butta dentro, là cambia la partita. E questo non dobbiamo dare però la Coppa Allegri, che le partite non le chiudiamo. Perché noi il primo tempo su chiudevamo 4-0, non c'era niente da dire. Quindi, ragà, purtroppo noi creiamo e non chiudiamo le partite. Poi succede che prendiamo le beffe e si butta tutta la colpa sull'allenatore. Ma non è così, perché tu crei, tu le palle gol le crei e che non le concretizzi. È l'allenatore che te può fare. Non è che se viene Guardiola, Bentancur, tu per tu segna, sta Allegri in banchina e tira alto. Cioè, non è così, raga. Purtroppo noi non concretizziamo le palle gol. Oggi sulla partita finiva 7-0. Non c'era niente da dire, perché per quello che abbiamo creato, tanta una partita 7-0. Però invece poi ti ritrovi che quelli mettono mezza palla dentro e succede che poi ti fanno gol. E poi su 1-1 vai a cambiare la partita. Quindi, raga, purtroppo noi abbiamo problemi di concretezza sotto la porta. Non concretizziamo le azioni che facciamo. Kulusevski, in tutte le azioni che abbiamo creato, in alcune azioni si è mossa bene, ma tutto sommato, per me Kulusevski nemmeno nel calcio femminile lo farebbero giocare. Ma come cazzo si fa? Giocatore scoordinato. Ripeto, Kulusevski altro peccato, perché veramente giocatore che quando l'abbiamo preso dal Parma io vedevo proprio che avevamo fatto un bel colpo, perché comunque ci ha fatto vedere delle cose molto importanti. Però tutto sommato poi la maglia pesa, quando viene la Juve è tutt'altra storia. Però ragazzi, come dicevo, oggi partita penso giocata bene, penso che abbiamo creato tantissimo, purtroppo concretizzato molto meno di quello che abbiamo creato. L'importante è che abbiamo altre quattro partite, ragazzi, su cui sono alla nostra portata, si possono fare punti. Come ha detto Allegri, come giustamente bisogna dire, vinciamo queste 5 partite, vediamo dove ci ritroviamo in classifica. Poi ci saranno comunque anche lì chi è davanti a noi avrà degli scontri diretti. Tipo ci sarà, se non mi sbaglio, ci sarà Milan-Napoli, poi ci sarà l'Atalanta con Napoli. Cioè, insomma, ci sono partite ancora difficili. Anche domani il Napoli a Sassuolo. Cioè, quindi, ragazzi, chi è avanti a noi, comunque qualche punto lo perderà. Noi cerchiamo di vincere queste 5 partite, poi vediamo il quarto posto quando dista. Oggi l'Atalanta, altra partita straordinaria, e continua veramente a rivelarsi una squadra molto molto tosta. Noi ragazzi dobbiamo fare il nostro, queste 5 partite le dobbiamo vincere tutte e 5 e poi guardiamo la classifica e vedremo dove saremo arrivati. Detto questo, vi mando un abbraccio, iscrizione al canale e ricordatevi sempre che chi ti fa Juve non perde mai. Ciao!